canale YouTube di Luigi Gaudio. Indicativo perfetto passivo. L'indicativo perfetto passivo si forma in modo perifrastico. Tanto per ricominciare, chi ha l'indicativo perfetto passivo? I verbi transitivi. Bravo, Scala, in più. Cioè, nel senso che solo i verbi transitivi possono avere l'indicativo perfetto passivo. Oltretutto ci sono dei verbi, ad esempio il verbo volere, che hanno il passivo in italiano, ma in latino no. Verbo volo, vis, volui, velle, in italiano ha il passivo. Io sono voluto, egli è voluto. Invece in latino no, non c'è il passivo. Quindi devono essere tutti verbi transitivi e poi i verbi che hanno il passivo proprio anche in latino. Quindi tra i verbi irregolari vedremo solo il verbo portare e fero e i composti di fero. Gli altri verbi irregolari che abbiamo studiato, quindi sum, verbo essere, verbo potere, il verbo, non so, volere, non volere, preferire, andare, ovviamente non hanno il passivo. Beh, per formare il perfetto indicativo passivo dobbiamo conoscere il supino. Ricapitoliamo il paradigma di un verbo, è composto da cinque forme verbali. Allora, prima e seconda persona del presente, poi c'è il perfetto, prima persona singolare del perfetto, poi c'è il supino, il tema del supino. Ecco, è fondamentale il tema del supino perché dal tema del supino si forma il participio perfetto. Si chiama così in latino, si chiama participio perfetto e non participio passato. Quindi, se il supino è amatum, togliamo um e aggiungiamo le terminazioni dell'aggettivo della prima classe. Quindi amatus, amata, amatum. Quindi questo participio si declina come se fosse un aggettivo della prima classe, amatus, amata, amatum, amati, amate, amati. Sì. Cosa corrisponde in italiano, in supino? Il supino corrisponde a una finale implicita, per amare. Invece il participio perfetto corrisponde abbastanza al nostro participio passato, amato, amata, amati, amate, però con delle eccezioni. Adesso non approfondiamo il discorso su supino e participio. Diciamo solo che per formare il perfetto indicativo passivo dobbiamo conoscere il participio perfetto, che si forma così. Dal supino si toglie e si aggiunge us aum al singolare e si aggiunge i, e, a al plurale. Se è un aggettivo della prima classe, ovviamente al nominativo sì, avrà queste terminazioni, no? Amatus, amata, amatum, singolare, amati, amate, amata, plurale, no? Poi c'è tutto anche tutto il resto della declinazione, però a dire la verità, quando facciamo un perfetto indicativo passivo, sarà sempre al nominativo, per forza. Non possiamo trovare, non so, il participio perfetto al genitivo, al dativo, accusativo, no, lo troveremo sempre solo al nominativo. Bene, stavamo dicendo quindi come si forma il perfetto indicativo passivo. Quindi si forma in questo modo: amatus, amata, amatum, sum, es, est. Si intende quindi che questo participio rimane sempre uguale per tutte e tre le persone del singolare. Ecco, come vedete, in questo caso si declina anche in base al genere, cioè se il soggetto è femminile sarà amata, no? Se il soggetto è neutro sarà amatum, il soggetto maschile amatus. No? Questo non è un problema che ci riguardi tantissimo, perché noi non, più che altro traduciamo dal latino all'italiano. I latini dovevano, giusto, concordare anche in base al genere. E noi dobbiamo tradurre, no? Quindi ci interessa soprattutto tradurre. Come si traduce? Si traduce io fui amato, oppure io fui amata. Se è una donna,
Sarà né l'uno né l'altro, ma neutro vuol dire né uno né l'altro, insomma, fu amato. Poi abbiamo io sono stato amato e io fui stato amato. Allora, ricapitoliamo, io fui amato è il passato remoto passivo, quindi che si usa rispetto a fatti, eventi storici, narrati, che riguardano l'antichità, eccetera. O comunque un tempo remoto. Io sono stato amato, riguarda il passato prossimo, quindi, ad esempio, il passato prossimo indica l'anteriorità rispetto al presente, e poi c'è io fui stato amato, che è un trapassato remoto, c'è una verità, non si usa quasi mai, vero? Un trapassato remoto attivo, già attivo, si usa poco, un trapassato remoto passivo si usa ancora meno, diciamo. Però teoricamente c'è questa traduzione. Poi tu sei, tu fosti amata, tu fosti amato, tu sei stata o sei stata amata, fosti stato o fosti stata amata, e egli, egli fu amato, egli è stato amato, egli fu stato amato. Adesso coniughiamo il plurale si coniuga così, amati, amate, amata, poi c'è sumus. Qui questo trattino lo toglierei perché ovviamente non bisogna attaccarlo, eh. Cioè è staccato, sono due parole, è una forma composta, come sono le forme composte in italiano, così ci sono in latino, giusto? Solo che il latino ha proprio le forme composte solo al passivo. Per esempio, noi abbiamo visto che per il momento abbiamo studiato le forme semplici per quanto riguarda l'attivo e forme semplici anche per il passivo. Finora questa è la prima forma composta che abbiamo studiato e si trova solo al passivo, perché il perfetto indicativo attivo è sempre semplice, no? Non è mai composto. Quindi abbiamo sumus, estis, sunt. Attenzione, mi raccomando, questo non vuol dire io sono amato. Io sono amato, lo sappiamo già come si dice. Si dice amor, amaris, amatur. Cioè, non confondiamoci. Se c'è questo sumus est, sumus estis sunt, in realtà questo serve per formare il perfetto indicativo passivo, non il presente indicativo passivo. Il presente indicativo passivo lo conosciamo già. È amor, amaris, amatur, amamur, amamine, amantur. Quando venerdì prossimo dovremo fare la verifica. Ricordiamoci che se dobbiamo dire, che ne so, egli è amato, non dobbiamo dire amatus est, ma dobbiamo dire amatur. Ce l'abbiamo in mente questo concetto? Perché amatus est è egli è stato amato, egli fu amato. Avete capito il concetto? Egli è amato, io sono amato, tu sei amato, egli è amato. È stato amato. Questo è, amatus est è passivo sempre, sì, ma è perfetto passivo, quindi è passato. Io sono stato amato, tu sei stato amato, egli è stato amato, ok? Ecco, qua vedete un po' tutta la collegazione. Sì. Passato prossimo italiano. Passato prossimo, passivo, oppure passato remoto, passivo, eh? Ok? Benissimo, benissimo. Questo invece è presente. Avete... Stiamo studiando queste cose in parallelo, anche in italiano, insomma, stiamo ripassando queste, i modi, i tempi, no? Benissimo. Concordanza e participio perfetto. Ovviamente il participio perfetto concorda in genere nel numero a caso col soggetto. Quando si citano i tempi del sistema del perfetto di forma passiva, si usa il participio perfetto nella forma del maschile generico. Si dice laudatus sum, ma in realtà non c'è solo laudatus sum, c'è laudatus, laudata, laudatum sum, capite? Perché c'è sia il maschile, sia il femminile, sia il neutro. Bene, indicativo perfetto passivo dei verbi regolari e a coniugazione mista. Ecco, qua non ci sono differenze fra le varie coniugazioni. Ogni coniugazione non fa altro se non prendere il supino, ad esempio, che ne so, timetum, supino, togli diventa timetus, fai timetus, timeta, timetus, timeta, timetum, sum es est, timeti,
ti metta sumus est sunt. È così anche, non so, per quanto riguarda l'ego, non so, l'ego legis, legi lectum, lectum. Allora, se è supino al lectum, la participio passato, io sono stato letto, si dice lectus sum, lectus lecta lectum sum es est, lecti lecte lecta sumus est sunt. Si coniuga così, capite il perfetto indicativo passivo. È lo stesso per la quarta coniugazione. Per esempio c'è sensum, che vuol dire sentito. Questo è supino, questi sono tutti supini, eh? Togliamo la e aggiungiamo us a quindi sensus, senza sensum, sum es est, sensi, sense, senza, sumus est sunt, vuol dire io sono stato sentito, io fui sentito, tu fosti sentito, eccetera, eccetera, no? E lo stesso vale per i verbi della coniugazione mista, quindi per esempio rapio rapis, rapui raptum, raptum è della coniugazione mista, niente, raptus, rapta raptum, sumus est, io sono stato rapito, no? Rapti, rapte, rapta, sumus est sunt. Indicativo perfetto dei verbi irregolari. Siccome c'è solo l'unico verbo irregolare che può essere anche passivo, che abbiamo studiato finora, è fero, solo fero ha l'indicativo perfetto passivo. L'abbiamo già spiegato prima. Né sum, né possum, né eo, neanche volo, nono e malo hanno il passivo. Quindi c'è solo fero, che fa latus, lata, latum. Non sto qui a dire quello che vi ho già spiegato, cioè che il supino di fero è latum. Dovete sapere a memoria, fero fers, tuli latum fer. Ve lo metto venerdì prossimo nella verifica. Dovete scriverli bene. Fero fers, tuli latum fer. State imparando a memoria i paradigmi. Se non si imparano i paradigmi a memoria non si sa il latino. Oh, quindi dovete sapere a memoria. E scrivi venerdì prossimo nella verifica a memoria, senza vocabolario. Oh, così imparate i paradigmi. Imparate, memorizzate i paradigmi. Bene. Quindi latus, lata, latum, anche i composti di fero formano così il participio. Per esempio, da au fero, au fers, abstuli, ablatum, au ferre, abbiamo il participio ablatum, ablatus, scusate, ablata, ablatum, sum es est, ablati, ablate, ablata, sumus est sunt, che vuol dire portato via, sono stato portato via, fui stato portato via. Da qui viene la parola ablativo, che indica infatti, è il caso dell'allontanamento, separazione, dell'essere portati via. Ablativo è il caso con cui si esprimeva via da, moto da, capite? Ecco da dove deriva la parola ablativo. E così invece il verbo affero, affers, attuli allatum, afferre, allatus sum vuol dire sono stato portato verso. E così anche tutti gli altri, no? Relatus sum, sono stato riportato, no? Oblatum sum, sono stato offerto, eccetera. Infatti da qui gli oblati sono gli offerti, no? C'è un ordine religioso che etimologicamente vuol dire proprio questo, quelli che si offrono, no, a Dio. Bene, le oblazioni, oblazioni, oblazione è un'offerta. Bene, bene, benissimo. Allora, avete delle altre domande? Altri video didattici su a tutta scuola.